Buonasera a tutti, sono Luigi, o Naraku se preferite, bentornati durante il combattimento, versione sia Jap che Global, con Super Dragon Ball Heroes. E spero presto di finire di dirlo perché è un'intera giornata che lo sto dicendo. Comunque, continuiamo la nostra avanzata nei free to play con l'analisi dell'ESA di Putine, free to play dell'anno scorso che ho ottenuto oggi l'ESA. Analizziamo la full ability: 13.825 HP, 12.273 attacco, 8.690 di difesa. Leader crossover 3.77, fisici 3.50. Passiva, non mi dispiace Putine, ve lo dico, anzi, Putine penso che dei free to play sia quella che è uscita fuori più cattiva e ben fatta. Abbiamo infatti attacco e difesa più 150%, più 15% d'attacco e difesa bonus per tutti i crossover, esclusa lei. Quindi un altro 75% e siamo a 225. 70% d'attacco addizionale e 30% di critico se il nemico è stannato o silato. Più 2 chi è 30% a tutti i crossover, quindi fa pure da buffer. 20% di debuff e seal al nemico attaccato, e il seal dura 2 turni. Come se non bastasse, anche un 50% di stun nella passiva. Ragazzi, Putin è la migliore amica, detta come va detta, della Brainwashed, in quanto presenta tutti quanti i debuff possibili. Può essere giocata prima, seppur ragazzi le buschi, perché purtroppo c'ha dei limiti anche lei, è free to play, ragazzi. Non pensate possa avere infiniti HP e infinita difesa o alto, però se la cava molto bene. Uno di quei PG che molto spesso non ti aspetti, sinceramente, noti essere qualcosa di magari più di quello che ti aspettavi molto tranquillamente. Poi non è che non te le aspetti perché dici cavolo, Putin non potrebbe essere, perché era un free to play tutto sommato nella norma. Invece adesso è diventato un qualcosa di davvero buono che secondo me non in Redzone ma nelle Road si utilizzerà tranquillamente, ma davvero tranquillamente. Dov'è che l'andate a utilizzare al meglio? Allora la sua best linker è di sicuro Rubelu, però anche con la Brainwashed tranquillamente. Sono loro due con cui se la cava davvero bene. Tra l'altro, lei dovrebbe essere un Peppy Girls, quindi si sposa perfettamente con quello che è Peppy Girls, ovvero un team pieno di debuff e altro. Quindi GG anche per quello. Funziona, fa quello che deve fare e lo fa pure bene alla facciaccia di chi gli vuol male. Bello. Voglio dire, Putin. E buildata full additional, secondo me può dare soddisfazioni non da poco a chiunque la utilizza. Cioè, è una di quelle unit che piace, che funziona e che, perché no, non ti dispiace utilizzare nonostante non sia il top dei top dei top. Il Rode, naturalmente, dove diventa molto grossa, potendo appurare al meglio tutti i suoi debuff su ogni nemico che gli capita contro. E comunque, come stats, anche partendo bassa, arriva abbastanza bene. Non i 500.000 difesa, però se la cava. E come ciliegia sulla torta, si buffa anche tutto il team. Quindi, promossa a pieni voti, direi la miglior, proprio tranquillamente, free to play a oggi. Vediamo come sarà l'anno prossimo. Lags, l'esatto, per ora, top tier.